Dei cinque componenti in tutta Italia ce n'è uno anche in Puglia, a Trani. Si tratta dei fondatori di un comitato spontaneo che sta raccogliendo denunce contro il governo, accusato di istigazione al suicidio dopo i tanti casi di persone che si tolgono la vita a causa della crisi economica. È nato spontaneamente su internet. In pochi giorni denunce come questa sono diventate oltre 15.000 in tutta Italia. Citano il governo per istigazione al suicidio, reato previsto dal codice penale. Un comitato di cittadini che non ce la fa ad andare avanti, sopraffatti come si sentono da una crisi economica senza precedenti. In tutto cinque i promotori, in Puglia e a Trani. Lino Ricchiuti in passato ha avuto il coraggio di denunciare Equitalia e le banche. Adesso ha intrapreso una battaglia di civiltà, spiega. Troppi suicidi negli ultimi anni, moltissimi gli imprenditori che non sono stati capaci di andare avanti, lavoratori licenziati, genitori non più in grado di mantenere i propri figli. Di qui la decisione di querelare governo e Parlamento, che non avrebbero attuato provvedimenti per impedire che la gente decidesse di farla finita. Anziché creare un sostegno a persone che perdono il posto di lavoro, perché in Italia se a 35 anni perdi il posto di lavoro diventi nulla. Un governo non deve pensare ai 4 miliardi a MPS, non deve pensare agli F-35, non deve pensare al fondo salva stati, deve dire all'Europa: vengono prima i nostri cittadini, vengono prima i miei cittadini, poi viene il resto. Diverse le procure che hanno già aperto dei fascicoli d'inchiesta, gli avvocati del comitato sono pronti ad assistere i soci gratuitamente. Dal 1 gennaio 2014 al 5 febbraio 2014 ha già fatto 79 vittime. Questo non è civiltà. Ora ci fermiamo per una breve pausa, restate con noi.